se è l'unica cosa che funziona all'interno della Lazio, questa, cioè le cioè lo pulizie che ho stadio. fatto. Ma no, tutto ma per difenderlo no, ma è gli dai senza lo una stadio. bastonata. No, ma guardate che bello stadio, da parte degli scherzi. Ma è sporco, non ho detto che è brutto, è Ma no, è fatto sporco. così, è colorato così. Cos'è, Formello, Carlo? Formello. Lo stadio, sì, Fersini, lo stadio Ci ho intitolato giocato all'altro nel ragazzo che 2000. ha perso la vita. Ma Tanta roba. Formello, Allora, questo stadio non c'era, credo ancora. no, c'era Kastelmann che giocava con la Sei Primavera, ti ho riuscito detto quando è in casa Lazio, tutto. eh? No, no, è straordinario. Guarda com'è luminoso, però la 1 a Matteo Fantozzi col nuovo taglio di barba, prima di tutto. Prima di Ma tutto, anche la maglietta nuova è no, guardate la fastidio, maglietta, Tozzi fan, Tozzi fan, Tozzi fan, ci piace un sacco. Allora, Riccardo, è stata Matte. una domenica terribile, però vuoi sapere qual è stato il momento più bello? Perché voglio, prima della polemica, voglio portare un attimo di pace. Ah, di gioia quasi. E Vai. Quasi di niente, gioia ci porti, vai. Vuoi dire che stai girando. rasato, ma ascoltato. Oh, fermati, fermati, è il nuovo Lupatelio. Ecco, ci sei, Lupatelli. Lo Diciamo, portiamo? io l'ho pure detto. Allora, Lupatelli l'ha girando, preso da Teschio del film, non mi ricordo che film era, un personaggio che si chiamava Teschio. Ma Teschio è 3 metri sopra il cielo, credo. no, no, non penso che sia quello. Era quello, come no? No, no, no. Lasciate parlare Fantozzi, però. No, Su, vai. silenzio. Stavo dicendo che girando ho voluto regalare un messaggio distensivo al mio amico Andrea Bruno Savelli, Aia. perché ho trovato Tutto questo. bloccato da mo. Guarda che regalo che ti ho fatto, poi te lo spedisco. La Non Toscana e il passa. cinema. La Solo per reazione? te, do l'indirizzo sbagliato. Va bene, Subito pronto, subito Facciamo. pronto. No, non ho capito perché Matteo sei tu da sabato sera, mi scrivi messaggi, mi mandi audio, sei nervoso. Ma perché sei nervoso? Sono molto nervoso perché mi dà fastidio che poi l'opinione pubblica non sottolinea quella che è stata l'evidenza di una Juve disastrosa nelle ultime due gare. Hanno fatto 3 tiri in porta in 2 partite contro 2 squadre che con 200 milioni d'acquisti sul calciomercato dovevi divorarti. Con l'Empoli hanno fatto 2 tiri in porta. Vlahovic non riesce a segnare un gol. Nel frattempo, Ken a Firenze continua a segnare e quella pippa di Ling Junior segna un gol alla Del Piero, per dirne una. Bisogna All'Henry, capire all'Henry. adesso, all'Henry, no? Più che alla Del Oh, Piero. Carlo, ti ho sentito che facevi così con la manina, però pure il nostro uomo ci ha deluso domenica, ne ha sbagliato uno non da lui. Allora, Krstovic, ragazzi, da solo ha giocato contro tutto il Torino. Ma non segna Calciatore mai. pazzo. Vlahovic, no, però Krstovic ha fatto delle cose contro il Torino. Prima Calciatore ero con pazzesco. Carlo, oggi ero con Carlo. Ci siamo guardati gli highlights nuovamente No, insieme. no, l'ho Krstovic da vista. deliziare gli occhi. Destro, Non era una sinistro, critica. dribbling. Ma Non era una critica. vuoi Era sapere una per dire cosa? che non li sbaglia di solito Se lui. Krstovic gioca con la Juventus fa 25 gol, 25. Ma se Ma Thiago perché Motta, limiti? 50. se Thiago Motta 25. recupera al 100% Milik, secondo me giocherà tanto, perché Ma, somiglia cioè, molto ma secondo te Milik può prendere il posto io di Vlahovic, Matte? me lo auguro, Ma com'è perché possibile? voglio Dai, uno lo capire il paghi 10 fatto milioni che all'anno. Vlahovic non segnava per colpa di Allegri perché lo faceva correre in mezzo al campo. Ma Vlahovic cosa fa? Vabbè, ma dopo quattro partite già spariamo le sentenze, mo ricominciamo. Spariamo le sentenze, continua a divorarsi Dai, dai, gol. Ma su. quanti soldi prende st'uomo, ragazzi? Sì, ma Matte, Quanti 3 anni soldi di gli Allegri c'era sempre una scusa e le penalizzazioni e i giocatori che non sono forti. Ogni volta c'era qualcosa. Adesso quattro partite già sentenze Quattro su Thiago partite con Motta. 4 milioni di euro spesi sul mercato. Tra l'altro, l'unica cosa che volevo poi chiedere a Viviano, che ci ha giocato l'anno scorso insieme, Vasquez ha sorpreso ieri, giocava No, insieme a Ascoli, no? a me no. Ha fatto Com'è buono? una parata su Gatti bella, quella su Vlahovic gli ha tirato addosso. Che Comunque portiere? l'avrò già detto 12 volte che è buono. Che Comunque portiere? la Juve con una punta forte, forte, forte a 12 punti in classifica. Anche secondo No, me. ma siete cattivi, ragazzi. Vlahovic Siete cattivi. sbaglia È appena iniziato il campionato, la Juventus, nelle ultime due, ha creato mica ho pochissimo detto che non segnerà, offensivamente. mica ho detto che non Sbaglia segnerà più due per il resto della gol stagione, che ma sta deve 12 fare. punti con un attaccante forte. Ragazzi, Sbaglia due gol che zero deve gol fare, subiti, tutti e due li deve fare quei gol. Andre. Mi Chico gli puoi dà una dare la palla. 1 perché per la prima e l'ultima volta in vita mia, giuro, vado in A accordo con difendere. Matteo Fantozzi, quindi No. è un momento anche drammatico per Non me, un ci credo. Sì, ma te, momento sono 3 settimane che sei d'accordo con gli Juventini, No, no, non Andrea, ci ogni volta credo. dici per la prima e l'ultima volta. No, devo dire che il Vlahovic, visto nelle ultime due partite, è troppo presto, però quando sbaglia i passaggi da 5 metri,
e continua a sbagliarli a 5 metri, è vero, prima si diceva era la scusa perché gli frollava le gambe quell'altro con il non gioco. Ora bisogna che un pochino dimostri, a me non me ne frega nulla quanto guadagna, è una questione tra la società e lui, però visto che si pone sempre anche in campo con l'atteggiamento di quello che spacca il mondo, se non spacca il mondo è un problema, e soprattutto se sbaglia i passaggi a 5 metri, non ne ha sbagliato uno, ha sbagliato stop, passaggi, roba facile, roba che a Firenze non sbagliava mai. Ismaili se l'è messo in tasca, cioè a fine partita c'era il ciondolino, cioè era il portachiave di Ismaili. Bisogna essere onesti, ma si vede adesso, io naturalmente io esaspero naturalmente i concetti, ragazzi, però è un calciatore, un attaccante che è in difficoltà enorme dal punto di vista mentale, cioè anche quando sbaglia quel gol e si gira, la prima cosa che fa è applaudire il compagno per far capire di aver ricevuto un bel passaggio, ma che glielo deve dire? Cioè ce ne siamo accorti e quello era un passaggio super, è il tiro il problema, è stato, cioè per me è un calciatore, ma mica per forza di cose uno deve essere un attaccante da squadra di scudetto. Secondo me lui soffre tantissimo il peso della responsabilità, delle critiche probabilmente, perché giocare alla Juventus, con tutto il rispetto per la Fiorentina, ma non è come indossare la maglia viola, cioè la Juve, ma sicuramente meglio indossare quella della Lazio. Il messaggio comunque non è vero. Questa è. Però voglio sentire Vivio su Vlahovic. Poi arrivo, Matte, arrivo ancora da te. Voglio sentire Vivio su Vlahovic. Cioè, sei d'accordo col disfattismo che c'è adesso intorno a questo ragazzo? Cioè, che viene considerato un attaccante scarso. Viene dipinto come un attaccante scarso. Non sono d'accordo col disfattismo, però sono deluso. Ti dico la verità. Sono deluso perché al di là del gol, eventuale gol sbagliato, non mi sta piacendo nelle scelte, non mi sta piacendo nemmeno l'atteggiamento, è sempre nervoso, è confusionario, vuole dimostrare, vuole far gol, calcia quando non deve calciare, quindi quello non mi è piaciuto per niente, anche se ti devo dire la verità, Empoli-Juve, che forse la partita che ho visto meglio in assoluto nel fine settimana, un paio di giocatori della Juve hanno fatto molto peggio di Vlahovic. Tipo Dario Suiz. Per me con Meners e Nico Gonzalez, a parte quel lancio di Nico Gonzalez, sono stati proprio fuori dal gioco, mai presenti, non si trovano nelle linee di passaggio. Cioè la Juve non mi è piaciuta. Grande merito all'Empoli, ti dico la verità, un'intensità incredibile e anche una qualità. E anche ma la faccia di chi? Ma blocca questo De Forza Juve? Ma dai, lascia in chat, è giusto che loro esprimano le proprie idee. Sentica meglio, blocca questo. Ma la faccia di chi? La faccia sua, no? La faccia nostra. Io sto vedendo, ti dico la verità, per queste prime quattro giornate di campionato, sono sincero, io vedo grande coraggio da parte di tutte le squadre. Anche il Monza fa una partita gagliarda, al di là dei risultati, al di là, perché poi i risultati li portano tante cose. Il Lecce che tutti noi davamo spacciato a Torino ha più vinto che perso. Mi piace, forse l'unico è stato il Cagliari, che anche se ha avuto 20 minuti del primo tempo dove Meretta ha fatto due miracoli, però sei legni presi, sì, però ti dico, grande coraggio da parte delle squadre, a parte Venezia che sta facendo i disastri, delle squadre cosiddette piccole. Si può dire che se Lecce avesse avuto Vlahovic vinceva 3-0 a Torino invece che quello. No, non superava la metà campo. Perché non teneva un pallone, riusciva a tenere un pallone il centravanti. Scusate una cosa, io leggo i messaggi. Io mi ricordo il paragone, se era paragonato a Haaland. Io credo che fra Haaland e Vlahovic c'è la stessa differenza tra Belen Rodriguez e la Littizzetto. Secondo me più o meno lasciamo stare questi paragoni, la salutiamo. Io mi dissocio in simpatia, ovviamente, cioè la simpatia del Tizzetto con la simpatia di Belen Rodriguez, più simpatica del Tizzetto. Matte, c'è una cosa che voglio farti vedere però, perché oggi conferenza stampa di Thiago Motta per la Champions League di domani, la Juventus giocherà contro il PSV alle 18:45. Peraltro, nota di servizio, domani non saremo live alle ore 18, ma saremo live nel post partita di Milan-Liverpool, quindi commentiamo tutte le partite di Champions solamente alle 23, ore 23. Faccio vedere una cosa, Thiago Motta dice, la prima fa un piccolo errore, cioè per superare il turno uno studio dice che bisogna fare 23 punti in Champions, diciamo che il massimo è 24, quindi 23 ovviamente passi il turno, e poi soprattutto matematicamente non è possibile fare 23 punti, questo è un altro piccolo errore. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto qui un calcolo con i colleghi a Formello,
per media, se fai 113 punti dovresti vincere lo scudetto. Dico questa cosa. La media, cioè secondo me 113. Vabbè, è stata così, dai, è stata così. Lo studio non era proprio ben fatto. Ma la dichiarazione più bella, e voglio far vedere a Matteo, è questa. È questa. Ho pensato a Fantozzi. Il calcio è semplice. Sono 11 giocatori che attaccano, 11 giocatori che difendono. Quasi come Allegri, Matte. L'unica differenza, Matte, è che Allegri avrebbe detto il calcio è semplice, sono 11 giocatori che che difendono, di Motta, e 3 giocatori che attaccano di solito con Allegri. Ma il problema è che secondo me Thiago Motta sta facendo troppo il fenomeno, perché poi nel momento in cui la Juve deve vincere la partita lui mette in bangula ancora un'altra volta. E quello fosse... c'era però. Ma non doveva cambiare Ildiz, che era l'unico che saltava l'uomo che ha fatto. Ma c'era la Champions. Ma che chi se ne frega, ma intanto hai perso 2 punti pure con l'Empoli e non va bene così. Non va bene per quello che hai speso, non va bene. Guarda, per questo. Cosa... Tra l'altro Vlahovic, scusa Emiliano, Vlahovic che dicono da solo contro la difesa, ma un attaccante che viene pagato 80 milioni 2 anni fa, credo. O 3 addirittura, adesso c'ho un attimo. Ma non è la colpa del calciatore che sono pagato tanto, ma non è, è stato pagato tanto e deve rendere, quindi le critiche a Vlahovic verranno fatte anche in base a quello, perché se l'avevi pagato 15 milioni, nessuno adesso parlava così. Ma l'hai pagato 15 milioni, restava a Firenze e andavamo in Champions noi. Esatto, comunque, però con 80 milioni chi prendevi? Comunque è evidente, no? Che Motta sente il fiato di Allegri, è pronto il rientro di Allegri, dai, su. Sente ma il io fiato me lo auguro, guarda. Posso fare una domanda intelligente? Sì, comunque Fantozzi lo mandiamo via solo se ci sono 10 abbonamenti in chat nel giro di 5 minuti, lo mandiamo via, altrimenti grazie, no. Grazie. Salta il post partita domani. Posso fare una domanda intelligente a Vivio? Me lo sono detto da solo. Chi ce l'ha scritta? Un collega qui vicino, il buon Andrea Justolin. E...